Il mare, il sole e la musica. Gli ingredienti per fare una grande festa c'erano tutti e l'appuntamento con la piscina naturale a Porto Venere non ha deluso le centinaia di persone, soprattutto giovani, che sono arrivati qui per cimentarsi con la traversata del canale, arrivando a nuoto sino alla Palmaria. È stato un grande successo anche quest'anno. Quest'anno abbiamo un'unica edizione, quindi i ragazzi sono tutti concentrati qui quest'oggi. E un grande dispiegamento di forze, oltre che tanti ragazzi, perché comunque il piano di sicurezza prevede quasi un centinaio di persone dislocate tra la Palmaria e Porto Venere, quindi io ringrazio tutti coloro che ogni anno ci supportano e ci danno ausilio nella realizzazione di questo importante evento. Un veterano particolare di questa manifestazione, un primo cittadino. Sì, non posso mancare, io lo faccio tutti gli anni da quando è iniziata, però quest'anno è il primo anno che il mio orgoglio è stato ferito, quindi l'abbraccio al sindaco è arrivato, ma dopo un pezzettino fatto col gommone, perché avevo un crampo, mi sono messo a morto e la corrente mi ha portato fuori, quindi mi hanno subito recuperato in modo anzi simpatico e carino e sono venuto a salutare Francesca e ad augurare a tutti gli altri buon divertimento, perché è splendido, però la corrente ci sta un po' fregando. Guardia Costiera, forze dell'ordine e volontari hanno vigilato attentamente perché la manifestazione si svolgesse in una cornice di sicurezza. Abbiamo preparato un dispositivo di sicurezza per la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare. Chiaramente i nostri mezzi sono al di fuori dello spazio in cui appunto i bagnanti possono effettuare il bagno durante questa manifestazione, proprio a garanzia della sicurezza della navigazione. Vediamo qui l'illustrazione della piscina naturale, un percorso che non è facile da percorrere perché c'è anche molto vento e molta corrente. Sì, effettivamente la situazione è abbastanza complicata perché oggi c'è corrente forte, vento forte. Abbiamo dislocato 15 postazioni di bagnini di salvataggio più 5 moto d'acqua e 3 SAP che stanno facendo la sorveglianza. Questa corrente così forte ci sta mettendo abbastanza in difficoltà, ma per il momento i nostri ragazzi stanno effettuando un ottimo lavoro. Veramente una grande festa che questa sera proseguirà a partire dalle 22 a Fezzano, sempre con il Summer Tour, con la musica targata Radio Nostalgia. Quest'anno, come ogni anno, quando termina la piscina naturale, abbiamo un momento di stop e poi alle 22 Radio Nostalgia ci aspetta con il Summer Tour a Fezzano. Quindi invito tutti questa sera ad accorrere numerosi a Fezzano. Vi aspettiamo!